Padovini, Laverty, Giuliano, Fabrizio, Max Biaggi, Ghintoli. Madonna che gara bella anche questa, in queste condizioni infernali, per un fenomenale Davide Giuliano, un grande Max Biaggi, un grandissimo Padovini. Meno male, gli italiani che hanno fatto schifo. No, io chi è? Ari, chi è? Suzuki, Hopkins. Bella giornata per Crescent, Suzuki con Hopkins e Camier. Via, l'americano che ha imparato a preservarsi le mani dopo una serie di botte rimediate tra MotoGP e Superbike. Carlo Cieca, Asam è al comando in solitario. Io mi immagino la tensione nei box della BMW Motorrad. Melandia nella cacca più nera non riesce a scaricare la potenza della sua S1000RR. Questo è Fabrizio beffato da Max Biaggi. Biaggi sta risalendo, ha scavalcato prima di Ghintoli e Fabrizio, ed è sesto Max. Mamma mia che gara, va in caccia di Davide Giuliano, tre romani uno dietro l'altro, c'è da morire da ridere. Giuliano, Fabrizio e Max, e davanti in solitario ha veramente una possibilità storica irripetibile Leon Aslam, la possibilità di essere il primo pilota della storia BMW a vincere una gara mondiale con la S1000RR, questo mostro creato dagli ingegneri di Monaco di Baviera, che è diventata la leader del mercato mondiale delle super sportive degli ultimi anni. Dosoli è lì che sta per compiere un'impresa pazzesca. Stanno per davvero, è tutto nelle mani di Leon, stanno incrociando le dita. Intanto c'è Davide Giuliano con Max Biaggi dietro, Padovini davanti, incredibile pacchetto di mischia, Michel Fabrizio, Padovini in terra.